la Mary gli è venuto in mente di andare a pulire la macchina oggi. Però faccio vedere. A lei tanto parla al telefono, non se n'è mica accorta che è brutto, eh. Ma vedrai piove, eh? Arriviamo. Ciao mamma, ciao. Piccola deviazione, prima di andare a lavare la macchina, è arrivato un pacco. Teddy, è arrivato un pacco, non è per te. Andiamo veloce di corsa. Ma perché la macchina si lava uguale, eh. Dici, eh? Sì, dentro. Va bene. Ciao! Ciao mamma! Ciao Mary! Metto dietro? Vai! Eccoci! Sembro quasi un professionista dello spacchettamento. Anche il tavolino c'è. Allora, questo pacco andiamo a vedere cosa c'è dentro, eh. Partiamo. Adesivi. Poi e adesso arriva la parte bella, sento mi cade tutto. Ecco lì i famosissimi e indispensabili rialzi per le sospensioni. Due anteriori che sono fatti con questa forma, di qua sono più bassi e di qua più alti. Adesso poi prendo il metro e vi dico le misure anche. Bullone. Basta, finito. Allora, come potete vedere, ne abbiamo due posteriori che sono più alti. Amore, hai visto che belli? Io pulisco la macchina, eh? Vediamo se indovini cosa sono. Sì, quelli che quando sono messi io pesciando devo saltare, giusto? Adesso ci abbiamo il metro? Quello dell'IKEA. Quello dell'IKEA, prendo il metro dell'IKEA e vi dico la misura. Ai gran professionisti, metro infallibile. 7,5 cm. E 5 centimetri e mezzo. Guarda bene. Vabbè, insomma, immaginatela qui più alta di tanto così, quindi poi la plastica arriverà qua. Che dici? Guarda belli. Adesso la gente si chiederà perché dietro sono più alti di quelli davanti, perché la nostra macchina dietro, essendo camperizzata con tutto, bombole, taniche, tutto quanto, dietro rimane più bassa.
E quindi Land Rover Passion ci ha consigliato di mettere 2 centimetri più alta dietro, in modo che col peso si assetta. Più bassi. Vero, vero. Ora sono curioso di montarli. Ovviamente siamo sotto le feste, il meccanico non ci sarà di sicuro. Vabbè, dopo andiamo da ragazzi a sentire quando c'hanno un buchetto, perché non credo che sia un gran lavoro. No, possiamo farlo anche noi, volendo, se c'è il crick, qua sono i bulloni. No, andiamo da ragazzi, va. E intanto ci passiamo, poi sicuramente si andrà dopo le feste, ma... Sì, bisogna andarci. Secondo me viene troppo alta. No, non è mai troppo alta. Teddy! Abbiamo visto quest'estate, quando eravamo in Sardegna, Teddy, con un più 5. Ma Teddy l'abbiamo dimenticato a casa? No, Teddy è dentro. Oh, vieni a salutare un po'. Vieni! Ciao! Secondo te non è troppo alto Teddy più 5? Eh? Poi devi saltare, Come tu? Missione meccanico? Ora si va da loro a sentire un po' quando li si può portare. Sicuramente dopo le feste, chiaramente. Ma anche perché siamo quasi al 20 di dicembre, non è che... Madonna, come sono bianco? Siamo bianchi. Siamo bianchi, ci vuole un po' di sole, ma non nevica, non ci può manco andare a sciare, piove e basta. Oggi sono 14 gradi. Senza senso. Qua non ci muoviamo, c'è troppa coda. Passo da dove passo? Via, ci vediamo dopo. Questo cielo non promette niente di bene. No, però è un gran bello. Sì. Ciao Fabri! Qua, 1, 2, 3, okay. Questo qua scende e rialza, si mette tra questo però, e questo. Ferma, però la molla... Aspetta, scusami, ma la molla ti rimane compattata, ok. Sì, e lì c'è già il... Fai vedere com'è fatto che qua. Okay, sì. Oh, no, non mi mette se mi sono brutto, dai! Questo ti alza, vabbè, 5 e mezzo questo e 7 e mezzo questo qui, perché okay, dietro mi sembra più alto perché si siede. Sì, sì, poi c'è la luce. Di qua non vedi proprio di questo. Perché quel perno che vedi sopra, quello che vai per lì, praticamente è a detta sua non servirebbe neanche sganciare dalla ruota, perché mettendo tutti da sopra scende, sì, tempo di una l'unica cosa fierta. L'unica cosa a volte quando la alzi poi non ce la fai. Io l'ho fatta qui, guarda che lavoro, sì, l'ho alzata di 4-5 centimetri. Comunque, io penso il lavoro che mi fa, guarda. Teddy, perché stai impettito così? Teddy? Si va dopo la...
la Befana. Vabbè, dopo Befana ci sta, dai. Sì, verso l'inizio del mese. Sì, ma va bene, anche perché insomma i tempi sono questi. Andiamo, guido te, guido. Certo. Allora, qui si va dopo le feste. L'unboxing l'abbiamo fatto, avete visto, i pezzi sono stupendi. Sì, no, adesso rimangono qua, ci riguardiamo un po'. Li mettiamo e ci sotto l'albero e che ci siamo fatti questo regalino e niente. E poi dopo le feste, perché se c'è dopo le feste ormai si montano. Così poi magari si va anche a ridosso della partenza, si spera. Di una delle partenze che abbiamo in mente di fare. Comunque, noi vi salutiamo. E con questo video diamo anche gli auguri per Natale, per tutto. Poi ci sta che ci rivediamo prima della fine dell'anno, però intanto noi vi facciamo gli auguri. Con la fine dell'anno forse vi portiamo in un posticino bomba o qua, a noi piace molto. Ciao a tutti, buone auguri. Feste. Questo lascio lo sportello aperto, io lo porto via.